Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle. L'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Un insegnante di una scuola elementare in provincia di Venezia scriveva scuola con la Q e sbagliava le doppie, a tal punto che i genitori si erano rifiutati di mandare a scuola i figli. Licenziata, aveva chiesto il reintegro o di essere assegnata ad altre mansioni, ma il licenziamento è stato confermato. Sentiamo cosa ne pensano i cittadini in questa nuova puntata di Vox Populi. Allora, innanzitutto, prima di assumere le persone, bisognerà vederne le competenze, verificare le competenze. Quindi questo non sarà un errore della maestra, perché se la maestra era ignorante, ignorante è rimasta. Ma dalla dirigenza, che senza fare i dovuti controlli ha assunto questa maestra, e poi se la trovano lì, perché... Però non è corretta una cosa. Diciamo che sorge spontanea la domanda: come ci è arrivata ad insegnare in una scuola elementare? Ci devono essere comunque delle verifiche e soprattutto chi è responsabile del plesso scolastico deve conoscere le maestre, perché non dimentichiamoci mai che vanno a contatto con dei bambini in tenera età. E quello che loro dicono... I bambini, il cervello dei bambini è una spugna che assorbe, ecco, e bisogna comunque fare un discorso a monte di prevenzione. Questo è quello che penso io. Quindi favorevole, ma anche a capire di chi è la responsabilità. Esatto. Io sono favorevole a quello che dice la scuola, cioè licenziarle, come licenzierei tanti altri, i nostri politici. Perché passiamo dagli insegnanti ai politici? Come mai? Perché sono allo stesso livello. Quando, non tutti, ma quando scrivono fanno la stessa cosa, fanno gli sbagli. Pensavo si riferisse ai congiuntivi di Di Maio. No, non faccio nomi di uno o dell'altro che non mi interessa. Però no, parlo perché sono notizie che si sentono, mica per altro. Se non sei buono a fare un mestiere non lo fai. È inutile. Quindi quella maestra lì cosa ci faceva là? Cosa ci faceva? Devo fare il mestiere. Se non è capace di scrivere, che va a imparare una cosa per un'altra, il ragazzo. A me hanno fatto bene che l'hanno licenziato. No, l'accusarla, non gli deve parlare lavoro, no? Questo non sono d'accordo. Ma fai un lavoro che sei capace a fare.